Eccoci tornati in diretta con le fonti Instant Focus, l'evento. Siamo online su tutte le nostre piattaforme, oltre che sul nostro canale principale. Saluto subito dalla redazione di Libero Alessandro Sallusti, direttore responsabile. Buongiorno. Buongiorno, direttore, grazie per essere con noi. Allora, non potevo non avere la sua voce all'interno di questa nostra rubrica per fare ancora un commento post voto, post elezioni, ma soprattutto per capire un po' che tipo di governo ci aspettiamo. Partiamo da questa domanda. Se d'accordo, io le farò un po' di domande a raffica, così cerchiamo di Ecco. dare tutte le risposte possibili. Allora, partiamo da qui. Che tipo di governo si aspetta? Che idea si è fatto dopo, insomma, pochi giorni dal voto, che è stato assolutamente super chiaro? Ma mi aspetto, come tutti gli italiani, mi aspetto un governo che sappia governare, questo mi sembra banale addirittura. Penso che sarà un governo politico, nel senso che Giorgia Meloni ha sempre stigmatizzato i governi tecnici, quindi un governo politico dove delle eventuali, probabili anche presenze di tecnici siano dei tecnici. Con una visione politica o comunque dei tecnici per impostare un programma politico. Un programma politico è diverso da un programma tecnico, perché il tecnico è un ragioniere, dato un problema trovo la soluzione. Siccome le soluzioni possono essere più di una, la politica deve indirizzare i tecnici a cercare la soluzione coerente con gli impegni elettorali e la visione del paese, cosa che in questo che in Italia manca da un bel po'. Lei ha detto che ci saranno due novità in questo nuovo governo. Intanto, vabbè, la prima è che sarà una donna per la prima volta a essere premier, quindi a presidiare Palazzo Chigi. La seconda, che fa un po' sorridere, ma insomma lo abbiamo detto tante volte, che sarà un governo democraticamente eletto. E il paradosso è che si parla però di possibile dittatura con il governo di Giorgia Meloni. Ecco, cerchiamo di mettere insieme questi due aspetti, direttore. Ma guarda, in queste ore c'è in corso, cioè, ore nel senso nel finale della campagna elettorale, nei primi giorni post-elettorali, c'è in corso un'operazione di propaganda tipo quella che Putin fa con la Russia, con i russi sulla guerra in Ucraina. Cioè si raccontano delle cose false, ma proprio tecnicamente false. La cosa è molto semplice. In democrazia, chi vince le elezioni governa, chi le perde va all'opposizione sperando legittimamente di tornare il prima possibile a governare. Non c'è nessun rischio democratico, era dal 2008 che non avevamo un governo eletto, dalla gente, ma sempre frutto di manovre di palazzo. Il governo Meloni andrà giudicato nei fatti e noi lo giudicheremo nei fatti. È tecnicamente impossibile che se anche la Meloni volesse, cosa che non è assolutamente, ma se anche la Meloni volesse fare delle cose un po' strane, il nostro sistema costituzionale lo impedisce perché nessuna legge può essere promulgata senza il consenso del capo dello Stato che ne deve controllare la fedeltà alla Costituzione e la copertura finanziaria. Poi c'è la Corte Costituzionale, poi ci sono i TAR, poi c'è la Corte dei Conti, poi insomma, ci sono tutta una serie di cose che proprio tecnicamente impediscono a chiunque, non a Giorgia Meloni, di fare delle cose che non si possono fare. E invece la narrazione dei grandi giornali va dritta, attenzione che la Meloni farà un colpo di Stato, ecco. Propaganda. Posso provare, mi permetto di parafrasare ancora ulteriormente le sue parole, visto che in sovrimpressione, diciamo, a chi parla di fascismo, puntini di sospensione e domanda, gliel'avrei chiesto, però lei ci ha già risposto, cioè risponderebbe che non sa cos'è stato il fascismo, adesso ripeto, molto semplificato, che appunto a livello costituzionale siamo assolutamente in un'altra situazione e condizione, indipendentemente dal fatto che, insomma, anch'io ritengo siamo ben lontani dal pericolo che Giorgia Meloni possa, dal rischio che Giorgia Meloni possa davvero essere una dittatoriale, ecco. Ma guarda, la grande truffa è collegare col passato il presente in maniera diretta. Ora è ovvio che Giorgia Meloni non sa neanche cos'è il fascismo perché è nata 30 anni dopo, 40 anni dopo la fine del fascismo, non ha mai dato come dire, sintomi di essere una nostalgica o di voler. Questa operazione
Si potrebbe essere fatta su chiunque, perché tutti i politici arrivano da una storia politica. Noi abbiamo avuto un presidente della Repubblica che arrivava direttamente dal comunismo, ma dal peggior comunismo, quello Giorgio Napolitano, firmò e applaudì e brindò all'invasione dell'Ungheria da parte dei carri armati russi, condannò a morte il presidente della Repubblica dell'Ungheria, perché lui faceva parte del tribunale russo, che Unione Sovietica a quell'epoca. Ecco, nessuno ha mai detto a Giorgio Napolitano: ma tu vieni da quella storia, pur avendo lui fatto parte attiva di quella storia. No, noi tuttora abbiamo dei politici che si rifanno a una storia sanguinaria, che è quella del comunismo, ma nessuno li collega a Stalin. Chissà perché solo la Meloni la collega a Mussolini. Alcuni giornali, siti stranieri, hanno addirittura parlato del primo governo di ultradestra dopo Mussolini, quindi hanno proprio associato i due nomi, ma questo insomma per un po' anche il tema che effettivamente ha un po' prevaricato tutti gli altri, diciamoci, durante la campagna elettorale. Inutilmente, visto il risultato, perché non penso che gli italiani, che il 30% degli italiani, anzi il 45% degli italiani che ha votato centrodestra, si auguri il ritorno del fascismo. Quindi è stata un'operazione stupida e fallimentare. Suppongo di no, che non, nessuno lo voglia. Direttore, prima di, insomma, ci auguriamo che non siamo così tutti impazziti, anche se si dice che dopo il Covid e dopo la pandemia qualche sintomo di pazzia si è verificato. Prima di salutarla, direttore, le chiedo a questo punto, secondo lei chi ha vinto e chi ha perso davvero in queste elezioni? Io le butto due carte sul tavolo. Per quanto riguarda il centrodestra si parla di Matteo Salvini con la Lega. Per quanto riguarda la sinistra, beh, l'imputato maggiore è Enrico Letta, che ha deciso di non candidarsi più alla segreteria del partito, e peraltro la segreteria del partito che cambia continuamente, dobbiamo dirlo, leader, perché in tanti anni, cioè, abbiamo visto un susseguirsi di personalità, e quindi questo forse non denota un'eccessiva stabilità, e questo si vede, si è visto perlomeno in questa tornata elettorale. Chi ha vinto e chi ha perso davvero? Ha vinto Giorgia Meloni e ha perso il PD. Letta lascia la segreteria, è il nono segretario che lascia in 14 anni, quindi vuol dire che il segretario del PD dura un anno, poco più di un anno. Dopodiché, dentro i vari blocchi c'è chi ha vinto e chi ha perso, però attenzione, Salvini sicuramente ha perso. Ma porta in Parlamento un centinaio di deputati, tanti quanti sono quelli del PD, deputati e senatori, insomma, parlamentari. Ha perso, ma porta in Parlamento quasi 100 parlamentari e andrà al governo del paese. Quindi, come dire, sì, ha perso, però. Ah, ma è a rischio, visto che abbiamo parlato di leadership, è a rischio anche la leadership di Matteo Salvini, secondo lei, o resterà segretario federale della Lega? No, è una leadership che sicuramente esce appannata, ma è una leadership che io non la vedo in discussione, nel senso che per mettere in discussione una leadership ci vuole qualcuno all'interno della Lega che si opponga e si candidi a prendere quel posto. Ecco, tutto questo no, nella Lega non c'è, lo stesso Zaia ha smentito ufficialmente di voler fare questa operazione. Quindi, se non fosse altro che per mancanza di alternative, che è proprio l'ipotesi, faccio l'ipotesi peggiore per Matteo Salvini, credo che sia un problema che esiste nella narrazione di alcuni giornali, ma non esiste nella realtà. Ok, va bene, Alessandro Sallusti, io la ringrazio. Cosa si sente di dire a Giorgia Meloni? Lanciamo un appello al governo, visto che ci sono tante sfide da affrontare. La stessa Meloni proprio nelle scorse ore ha detto, beh, l'energia, insomma, tutto quello che consegue. Abbiamo sentito parlare di bollette davvero stratosferiche per gli italiani che non sanno più dove girarsi. Insomma, che cosa si sente di dire in diretta a Giorgia Meloni? Ma oggi gli faccio un appello sull'editoriale del giornale che era in edicola oggi. Perfetto. Vedi, ieri è stato deciso un ulteriore aumento del 60% delle bollette, cioè siamo veramente all'allarme sociale. Ecco, allora, di fronte a un dramma di questo genere, ho chiesto a Giorgia Meloni e ai suoi alleati. Ragazzi, non litigate, almeno non fatelo pubblicamente sulle poltrone,
per spartirvi il governo di questo paese, perché la gente non capirebbe. Quando ci sono delle emergenze sociali di questo genere, non si può dare l'idea che tu stai pensando, non solo l'idea, non si può fare che tu pensi soltanto a spartirti il potere, perché gli italiani, l'hanno dimostrato prima con Renzi e poi con i 5 Stelle, sono generosi e curiosi e quindi hanno portato alle stelle prima Renzi, poi i 5 Stelle, oggi la Meloni, ma non sono stupidi. Essendo stati delusi sia da Renzi che dai 5 Stelle, li hanno mollati molto velocemente. E quindi attenzione che quei voti non, che hai preso, cara Giorgia, non sono in cassaforte, non è che sono chiusi dentro e non scappano. Giorno per giorno tu te li devi meritare. Anche se ancora non governi, quello che tu farai o dirai da qui al momento in cui andrai a governare in una situazione così delicata e complicata sarà già elemento di giudizio. Occhio che se cambia il vento, altro che 5 anni, duri 5 mesi. E allora seguiremo anche il suo appello su Libero. Siamo telepatici, non sapevo che l'avesse fatto, leggerò io stessa il suo editoriale, però appunto abbiamo condiviso questo appello anche in diretta. Quindi la ringrazio, ringraziamo Alessandro Sallusti, mi auguro di Grazie. averla presto con noi sulla nostra rete per altri commenti, appunto per vedere, insomma, per fare un bilancio dei primi giorni del nuovo governo che verrà. Grazie Alessandro Sallusti, buon lavoro.